Quando i Beatles stavano lavorando al disco Get Back, c'era la voglia, soprattutto da parte di Paul, di tornare un po' alle origini del progetto, quando erano molto più diretti, come tipo anche di tracking. Penso che la cosa che rende unico questo brano è il fatto che sia stato registrato nella fase finale della carriera dei Beatles, ma in realtà si tratta di un pezzo che John scrisse a 17 anni e i Beatles già nel 60 lo suonavano nel periodo di Amburgo, nel periodo del Cave di Liverpool. Tra le sessioni di Thank You Girl e From Me to You, la provarono a registrare nel 63, ma in realtà poi la scartarono, non ritenendola all'altezza del materiale che stavano registrando. Trovarono questa occasione di poi registrarlo sul tetto dell'Apple in quell'anno, in quell'occasione, e lo segnarono. Paul diceva che anche se non era un granché come brano, era uno dei suoi preferiti da suonare. Paul McCartney dice: non è un gran pezzo, però a me piace perché mi ricorda gli albori, gli inizi di quando appunto scrivevamo con John e cercavamo di fare un brano blues che parlasse di treni merci, no? Il richiamo a quelle che erano le railroad song dell'epoca, che andavano molto, molto di moda, già ci lancia e ci catapulta in un ambiente che a noi sembra effettivamente passato da un pezzo. La linea 909 è ovviamente fa riferimento all'ossessione che Lennon ha sempre avuto per il 9, perché lui comunque è nato il 9 settembre e abitava al numero 9 di Newcastle Road. Insomma, per cui c'è un po' questa allegoria di questa ragazza che perde il treno 909 e che quindi sembra quasi voler fare un dispetto a lui. Ed è comunque un numero che l'ha sempre ossessionato in realtà. Interessante perché comunque questa è una canzone che poi fu eseguita sul famoso concerto, il rooftop. Estremamente viscerale proprio, molto rock and roll, molto da ragazzi che si approcciano per le prime volte allo strumento. Quindi stiamo parlando comunque del 69, quindi epoca assolutamente meravigliosa. I Beatles ne hanno ovviamente solcato le onde. I loro brani, con i loro dischi. Percepisce in modo pesante l'influenza americana in questo brano, che era ciò che ascoltavano poi da giovanissimi loro. Questo fa anche percepire come loro, dopo quasi 10 anni di maturità, siano diventati piuttosto credibili su quel linguaggio, e inoltre ci aggiunge anche un po' la loro vena più British ad un brano di stampo americano. Si nota soprattutto ad un certo punto nel playing di George Harrison
che dopo i loro tour in America fece comunque conoscenza con grandi del tempo come Eric Clapton, Jimi Hendrix, Bob Dylan, con il quale ebbe anche un rapporto un po' più stretto degli altri, e si poté proprio sentire questa cosa, questa influenza che è diventata molto intrinseca proprio nel modo di suonare di Jim Croce. È un pezzo semplice, però non è facile, come molte di queste cose, per esempio il portamento, no? Col fatto che Ringo suonava così dritto, semplice, sui quarti, c'è spazio per interpretare in quella sorta di via di mezzo che non è né binario né ternario. La linea di basso anche di Paul, perché fondamentalmente è basata su un blues swingante, però sempre con un bello sfondo rock, come ovviamente i Beatles sono sempre stati capaci di fare. Mi piace molto sentire anche il quinto Beatles, perché Billy Preston sotto è fondamentalmente un musicista aggiunto. Tra l'altro poi pare che la sua figura fece sì che loro, cioè quindi i Beatles, non si divisero. I got a bag, run to the station, rain man says you got a wrong location. Durante la registrazione di questo disco c'è da dire che comunque i rapporti tra i componenti erano abbastanza tesi, ma dopo aver imparato, diciamo, il pezzo e averne capito, diciamo, il succo, insomma, devo dire che riesco a percepire del divertimento questa cosa. Beh, sicuramente, perché forse il fatto di tornare alle origini gli è un po' dato quella fiamma che avevano nei primi anni, quindi gli ha forse ricordato quello che erano e da cosa arrivavano prima di rimettere mano a questo brano. È sorprendente ricordare che all'uscita di Lady B, quindi dell'8 maggio del 1970, in realtà qualche tempo prima i Beatles avevano annunciato il loro scioglimento, e invece a sorpresa uscì un disco assolutamente meraviglioso. Come on baby, don't be colors eyes. Say she's driving on the one out tonight, no. Say she's driving on the one out tonight, no. Quello che hanno fatto i Beatles per la musica nel XX secolo non può essere riproducibile da nessuna realtà musicale che si possa rifare a degli strumenti come le chitarre, la batteria, il basso. I territori esplorati dai Beatles sono stati infiniti, e con dischi eterogenei, con all'interno di tutto, dalle canzoni rock and roll a delle ballad fantastiche, a sperimentazioni anche fino ad arrivare a sound più estremi. E questa cosa ha messo, come dire, le basi per 60 anni di rock, no? Ehi, ancora un istante per ricordarti che questo brano e il disco completo li trovi già su Apple Music e che io ti aspetto assieme ad un centinaio di Sgt. Pepper il 9 maggio alla Gen Club di Milano. I biglietti sono già disponibili sul circuito Ticket One, quindi non rischiare di restare fuori, prenotalo ora. Ogni euro incassato sarà devoluto ai volontari che portano con la musica un sorriso ai bimbi malati nei reparti più bui dei nostri ospedali. Non hai davvero scuse. Ti aspettiamo e ci vediamo la settimana prossima col prossimo episodio di Racket B. Ciao!